Tra pochi minuti in onda dalla sede istituzionale di Palazzo Baronale di Torre del Greco, il sindaco Giovanni Palomba per l'aggiornamento della situazione Covid in città e il dottor Vincenzo Schiavo, consigliere dell'Ordine dei Medici di Napoli e Provincia e membro aggiunto dell'unità di crisi della Regione Campania per rispondere e parlare insieme al primo cittadino di problematiche inerenti ai tamponi e alla loro somministrazione. Cari concittadini, siamo al Palazzo Baronale, con me ho la presenza del dottor Vincenzo Schiavo per far sì che ci dà alcune delucidazioni su alcune problematiche che continuamente i cittadini chiamano al centro operativo, che siamo anche di sabato presente, come anche la domenica mattina, tutti i giorni. E l'informazione che ci darai, dottore, è importantissimo per toglierci alcuni dubbi, perché è importante in questi momenti che le domande che vengono fatte ci sia la risposta direttamente da chi praticamente è anche componente dell'unità di crisi regionale. Voglio solamente dare i dati aggiornati, 16 ospedalizzati, 707 in isolamento domiciliare, 315 sono i guariti. I decessi totali dal marzo ad oggi sono 32, 12 in questo ultimo periodo. La media dei tamponi sono circa 250 giornalieri. E proprio su questo argomento, dottore, capire le problematiche relative ai tamponi, cioè chi ne deve fare richiesta e a chi deve fare richiesta, perché è una cosa che continuamente viene chiesta e continuamente praticamente abbiamo telefonato, in particolar modo anche coloro che praticamente i nostri marittimi, quando praticamente sbarcano dalle navi, cosa devono fare? Grazie, dottore. Bene, grazie per l'invito. Sì, siamo in una fase di nuovo cruciale dell'epidemia ed in questo momento è importante dare qualche informazione ai nostri concittadini. Prima di tutto volevo dire e fare chiarezza su che cosa sono i tamponi, perché molto spesso col termine tamponi si indicano delle cose diverse. Cominciamo dal test capillare sierologico che viene fatto col sangue con una puntura sul dito. Questo è un test che per l'attendibilità diagnostica è intorno al 25%, quindi non va considerato diagnostico, ma è importante farlo quando si vuole fare uno screening. Per esempio, abbiamo fatto lo screening con questo tipo di test al personale scolastico. Per quale motivo? Perché se per esempio vedevamo che, non lo so, alla scuola Angioletti il test era positivo al 90% piuttosto che alla scuola Mazza Vittorio Veneto, è chiaro che le autorità sanitarie andavano a indagare su quella scuola quali erano i problemi. Secondo tipo di test è il test sierologico su sangue venoso, si fa con un prelievo di sangue presso un laboratorio e ci dà indicazione sullo stato immunitario del soggetto. Se sono presenti le IgM, sono degli anticorpi recenti contro il virus, vuol dire che c'è un'infezione o un contatto col virus recente. Se sono presenti le IgG, sono degli anticorpi che indicano un contatto pregresso con il virus e siamo a due. Il terzo è il tampone antigenico rapido. Il tampone antigenico rapido che si fa con la stessa tecnica del molecolare è un tampone che viene fatto per via oro-naso-faringea, motivo per cui si va a fare un prelievo all'interno del naso e nella mucosa orofaringea. L'antigenico è un test rapido, vuol dire che la lettura avviene in circa 15 minuti e questo tampone, anche questo ha un'attendibilità, diciamo intorno al 45, 50, 60%, ma non come il 90, 95% lo ha il molecolare. Questo test può essere fatto per adesso solo presso i laboratori autorizzati dalla regione, ma non più tardi di martedì sottoscriveremo un accordo con i medici di medicina generale per la esecuzione. Molto raramente nei loro studi se ne possiedono le idoneità, ma sicuramente con la collaborazione di gran parte dei medici, per
in strutture che potranno essere messe a disposizione, fisse o mobile, dai comuni, dall'azienda sanitaria locale e da altre associazioni, la Croce Rossa o chi vorrà mettere a disposizione dei locali idonei. Dottore, quando fare il tampone? Cioè, qual è il campione d'allarme per fare il tampone? La domanda è importantissima. Prima di tutto si fa il tampone ai conviventi di un caso positivo, ok? Come anche si fa il tampone a tutti i contatti di un positivo o di un ammalato. Voi sapete che c'è questa mappa tracciante dei soggetti, anche se andiamo al ristorante, no? Forse non ci andremo più, ma a breve. Ma in un ristorante ci viene chiesto il numero di cellulare, il documento di identità, in modo da, se nel caso ci fosse un positivo, può essere tracciata la mappa dei positivi. Quindi il contatto del positivo va anche lui tamponato. Allora bisogna dire il quarto test, che è il tampone molecolare, che è quello più attendibile dal punto di vista diagnostico e che ci rimanda a tutti gli altri, perché gli altri, se sono positivi, va sempre fatta la conferma col test, col tampone molecolare di cui stiamo parlando. Per questo molte persone dicono: io con gli altri là non li faccio perché comunque devo fare il molecolare. Non è errato, però, perché abbiamo sottolineato che gli altri vengono fatti per motivi di screening. Ok, la diagnosi, quello che serve per fare la diagnosi di malattia o di positivo al tampone, è il tampone molecolare. Il Presidente della Regione ha autorizzato anche molti centri accreditati a fare i tamponi molecolari. Costano circa 70 euro e possono essere fatti sempre e solo con la richiesta del medico curante anche presso strutture accreditate, che poi dovranno obbligatoriamente comunicare il risultato all'OPC competente. Una domanda che ci arriva spesso in redazione è: come faccio a sapere se un centro è accreditato? Allora, c'è un elenco in regione e su internet basta digitare centri accreditati tamponi molecolari Covid e ti esce tutto l'elenco. Molto semplice. Credo che oramai l'accesso a internet è universale, motivo per cui è semplice arrivarci. Ora volevo... Laddove, io dico sempre, laddove per le persone anziane, allora chiamate il centro operativo, e i numeri, li diamo adesso tutti i nostri numeri, in modo tale che possiamo anche noi aiutare le persone più anziane. Perfetto, signor. Allora, come il sindaco poco fa ha precisato, dando diciamo i risultati, c'è qualcosa che dovete conoscere bene come cittadini, cioè il sindaco ha detto ci sono 16 ospedalizzati, sì, e 700 positivi. Allora, ma questi 700 positivi, voi immaginate che siano solo positivi e basta, che sanno frisch e toast? Scusate, siamo torresi, permettetemi. Beh, questo. No, noi abbiamo un numero che oscilla intorno ai 400 attualmente a Torre del Greco, che sono pauci o medio sintomatici, il che vuol dire che hanno febbre, tosse, manifestazione di anosmia e eugenesia, cioè perdita dell'olfatto e perdita del sapore. E questi pazienti in questo momento, grazie al sacrificio e alla collaborazione che poco viene evidenziata dai medici di medicina generale, vengono seguiti a domicilio con la telemedicina, con le videochiamate, con WhatsApp. Io ieri facevo l'esempio al sindaco, una mia paziente relativamente giovane, l'ho insegnata insieme alla mia collaboratrice infermiera nello studio come praticarsi, come autosomministrarsi purtroppo una dose di eparina a basso peso molecolare, anche perché sto cercando di attivare un ATI e trovare un'infermiera che questa cosa la vado a fare a casa ad un soggetto sintomatico Covid. Tutti quanti noi stiamo applicando dei protocolli non scritti, delle linee guida non scritte, ma che stiamo ricercando nell'ambito della comunità scientifica, cercando di fare la stessa terapia che viene fatta, tanto per dire usiamo il cotugno, però mentre al cotugno viene fatta per via endovenosa, noi la facciamo per via orale. Esistono solo dei farmaci che sono quelli, gli antivirali, che noi non possiamo prescrivere. Quindi, dottore, il primo punto, ecco, per dare dei punti fondamentali,
I medici di base è la prima frontiera, che sono sempre pronti e disponibili e rispondono. Quindi la prima telefonata deve essere fatta a voi, che da voi poi parte tutto e li seguite sia per quanto riguarda il fare il tampone, come quando, per metterli in piattaforma, e sia poi nel momento in cui sono in isolamento domiciliare. Quindi sono i medici di base. Esattamente. La pazienza è quella di diciamo non aspettarsi che la risposta avvenga subito, perché troverete i nostri centralini. Io ho 3 numeri di telefono allo studio, rispondono 3 segretarie, ma vi posso garantire che il telefono è di fuoco e quindi bisogna avere pazienza e ripetere la telefonata. Allora, il sindaco ha sottolineato una cosa importantissima: la prenotazione dei tamponi. La prenotazione dei tamponi può essere fatta, va fatta dal medico di medicina generale con una piattaforma che in questi giorni sta diventando performante, nel senso che è una piattaforma online nel quale è stata caricata l'anagrafe regionale, il medico vede i propri assistiti, lo seleziona e fa la richiesta del tampone. Io a questo momento vi voglio dare un indicatore, l'indicatore di questo che noi stiamo facendo come cure domiciliari è il fatto che nelle farmacie sul territorio, le farmacie convenzionate, non hanno più ossigeno. Questo significa... E questo è l'appello che è partito sia da una nostra farmacista Ettore Greco l'altro ieri proprio per Rai, stamattina è venuto anche Rai 3 ad intervistarmi, è l'appello che praticamente io ho rivolto, ma stanno rivolgendo tutte le farmacie, ma non solo a carattere locale ma a carattere regionale. Praticamente l'ossigeno c'è, ma servono le bombole che praticamente pare che siano depositate nelle case, e quindi l'appello adesso, dottore, che lo fate direttamente anche voi. L'appello è questo: se avete a casa delle bombole e non avete più bisogno dell'ossigeno, vanno restituite alle farmacie, per i pazienti che ne hanno bisogno. Però proprio in questi giorni, giovedì scorso, dalla regione è stata fatta una cosa straordinaria. In mancanza dell'ossigeno gassoso, noi sempre medici in medicina generale possiamo prescrivere senza più i vincoli precedenti, la richiesta di visita specialistica, il piano terapeutico eccetera, possiamo prescrivere i bomboloni, i concentratori di ossigeno liquido. Sono delle bombole di 31.000 litri che possiamo prescrivere direttamente noi nei pazienti Covid che noi assistiamo al domicilio. E questa è stata una cosa che ho richiesto e che in regione hanno immediatamente applicato. Con la ricetta dematerializzata prescriviamo l'ossigeno liquido. Quindi questa cosa è un indicatore che la medicina generale c'è, i medici di famiglia ci sono, nonostante qualche giornalista in prima serata Rai dice che il medico di medicina generale non c'è, non risponde, oppure che deve andare a casa, e scusate, me la dovete far dire, andare a casa e a 5 metri, buongiorno signora, come sta? Che cos'è questa cosa a 5 metri, che io vado a casa di un paziente a 5 metri? Non, lo devo visitare, non lo devo visitare? Poi Vincenzo, dobbiamo anche dire che della vostra categoria quanti morti ci sono stati, e anche a Torre ad oggi ci siamo a 72 medici di medicina generale. Ricordiamo anche il medico del mese scorso, il dottor Mirko Ragazzon, mio amico personale, relativamente giovane, ci ha lasciato nel giro di una settimana per polmonite da Covid complicata. Allora Ciro, io penso che stiamo dando delle risposte, il dottor Renzo, esatto. Schiavo sta dando delle risposte. Magari ricordiamo i numeri, li metto in sovrappressione, sì, per quanto riguarda i contatti. Allora, le 3 domande erano problematiche relative ai tamponi, penso che praticamente il dottore, tu gli hai fatto le domande, ha dato delle risposte. Un'altra domanda, dottore, per quanto riguarda i costi e i prezzi, c'è un'uniformità, si devono mantenere, perché qualcuno dice là lo pago 60, là 70, là 80... C'è un protocollo, c'è qualcosa che indica il prezzo? Allora, i prezzi vengono indicati da Federlab e sono stati calmierati dalla regione, per cui per un PIC, il test capillare, il costo si aggira intorno ai 15 euro, per invece il test sierologico intorno ai 40 euro, per il test antigenico rapido intorno ai 60 euro,
mentre per quello molecolare 75 euro. Allora Ciro, io penso che le domande il dottor Schiavo ha dato delle risposte che servono a tutti noi, in particolar modo le problematiche relative ai tamponi, quali sono i tamponi da dover fare, a chi praticamente chiedere dove fare i tamponi. C'era la questione dei marittimi, Enzo, se gentilmente... Sì, sì, allora, il marittimo è un cittadino come tutti gli altri per quanto riguarda la sua condizione di marittimo a turno generale, cioè perché lui nel momento in cui sbarca è a turno generale e si iscrive con il medico di medicina generale, quindi può andare a fare la nuova scelta per email al distretto sanitario, viene caricato e solo nel momento in cui è stato caricato nell'anagrafe dell'azienda del distretto il medico può fare la richiesta. Ma, proprio... ma la domanda che mi pongono, io sbarco da una linea, una qualsiasi, Napoli-Palermo, ma il tampone lo deve fare per forza? Allora, attualmente è previsto che debba fare il tampone, allora, questa... risposta affermativa. L'altra questione era che proprio con le USCA di Torre del Greco, ma cercheremo di estenderla a tutta la regione, ma noi... Torre del Greco è il compartimento marittimo più grande della regione Campania, forse solamente secondo a Salerno, quindi abbiamo il maggior numero di marittimi iscritti, un giorno erano 32.000, oggi sono 7.000. Nel caso in cui invece il marittimo sia a turno particolare, deve essere il personale medico del SASN a Napoli che deve fare la richiesta di tampone. Come anche abbiamo fatto e chiesto l'abilitazione sulla piattaforma per tutti i medici del SASN. Quindi o dal medico curante o dal medico del SASN il tampone va richiesto in queste modalità. Importante perché, Ciro, tu segui tanto i marittimi, ma anche noi abbiamo tante telefonate. Allora, per quanto riguarda l'assistenza Covid, voi siete i medici di base, le famiglie devono chiamare ognuno i propri medici di base e daranno tutte le risposte possibili e immaginate. Dicevi, dateci solamente il tempo di rispondere, tu sei organizzato, sei uno dei medici organizzati con tre segretari, ecco, ognuno si organizza nel modo migliore. Per quanto riguarda la mancanza di ossigeno, abbiamo mandato una serie di appelli, il dottore anche ha fatto l'appello che è fondamentale, ci sono delle soluzioni per quanto riguarda l'ossigeno e ne hai parlato. Per qualsiasi informazione, noi come centro operativo, ricordo sempre i numeri 883 0736 849 7030. Oggi è sabato, siamo tranquillamente qui al centro operativo per le varie risposte che noi possiamo dare come centro operativo, perché poi tutto quello che è sanitario è l'ASL e i medici di base che poi devono dare le loro le giuste risposte. Ciro, dimmi tu. Ok, per altri aggiornamenti eventualmente ci sentiamo. Tu sei un clinico, perfetto. Sì, riportiamo quello che vuole la gente più che altro, niente di più, niente di meno. Benissimo. Ok. Un saluto a tutti, stiamo ancora attendendo il nuovo DPCM che deve dichiararci zona rossa. E pare che non è ancora, a tutt'oggi di sabato non è ancora stato firmato, appena praticamente lo abbiamo vediamo anche di portare avanti, di fare alcune ordinanze. Buona giornata a tutti. Saluti e grazie per massima attenzione, mascherine, sanificazione delle mani e distanziamento personale e sociale.